Salve, oggi voglio parlare di un bellissimo libro che ho appena finito di leggere. Yann McEwan, Macchine come me. Eccolo qua. È della Einaudi, mi pare, sì. Edizioni Einaudi. È un bel libro. Un bellissimo libro. E di che cosa parla? Parla di un protagonista, è un ragazzo, 30 anni, la sua ragazza, quindi c'è una storia d'amore, il quale compra un robot. Siamo negli anni 80, è un libro. Questo robot è in tutto e per tutto simile all'uomo, riesce a ingannare anche le persone, sembra un uomo, è proprio il massimo livello di automa che sia mai stato inventato. Ed è in grado di ingannare anche le persone. Ne sono stati fatti nemmeno di una ventina di esemplari, maschi e femmine, che hanno chiamato Adam i maschi ed Eva le donne, i robot femmina. E la storia è del rapporto che c'è fra questo robot e questi due, questa coppia. Perché è un libro, un bel libro, che naturalmente non sto a raccontare tutti i dettagli, è bellissimo per questo motivo. Adesso ve lo dico. Primo, Ian McEwan scrive meravigliosamente, la scrittura è di una chiarezza, è proprio bravissimo, e credo che naturalmente vada dato merito anche alla traduttrice di questo, che è sempre la stessa, ha tradotto tutti i libri di McEwan, tutti o quasi tutti. Quindi scrive bene, quindi si legge piacevolmente. Ah, dovevo farlo prima una premessa: non è un libro da spiaggia, non è un libro che puoi leggere così, è un libro impegnativo, un libro serio, un libro molto 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 colto. Ian McEwan fa dei riferimenti di carattere scientifico, alle scienze, ma non soltanto all'informatica, alla matematica, alla biologia, alla storia. E quindi insomma è un libro che va letto con attenzione. Quindi, primo motivo, scrive benissimo. Secondo, cosa riesce a fare Ian McEwan? A trasformare un libro che in effetti è un libro di fantascienza, perché parla di qualcosa che attualmente non esiste, però non è un classico libro di fantascienza, no? Fantastico, no? I libri di fantascienza in genere dipingono delle situazioni fantastiche dove noi non pensiamo neanche di esserci, dipinge una situazione che è, come dire, verosimile. Anni 80, Londra, Gran Bretagna, parla della Thatcher, parla della guerra per le Malvinas o le Falkland. E quindi parla di episodi, colloca, diciamo, questo libro, questa storia, la colloca in un ambiente che è realistico, però dentro ci mette la fantascienza, ma non in modo così straordinario. Per esempio, le macchine, ma non insiste più di tanto, le macchine sono quasi tutte senza guidatore. E lo dice quasi come accennando un giorno che deve andare fuori con la sua ragazza e questo Adam, e dice, era una delle poche macchine dove io c'era il guidatore che guidava. Ecco. Poi ha delle invenzioni che sono veramente eccezionali. Una che mi ha colpito moltissimo è quella che lui fa vivere Alan Turing. Alan Turing è un matematico che è famoso inglese perché è stato quello che ha permesso, il più importante matematico, che ha permesso di scoprire il codice Enigma e che ha permesso a sua volta poi agli inglesi di scoprire questo codice che serviva per le comunicazioni tra i tedeschi, e quindi insomma sono riusciti a vincere la guerra. E lui ne parla ed è un personaggio del libro, ma ha ingannato anche me stesso, ma mentre lo leggevo, ma come Turing, ma non è morto. E ho dovuto andare a vedere perché proprio era così naturale il leggere. Turing è morto qualche anno dopo la guerra, si è suicidato perché omosessuale, in qualche modo era stato così isolato dalla società, eccetera. Quindi diciamo riesce a mettere, no? Ecco questo qua, a mescolare aspetti di fantasia, ma non è una fantasia così totale fantasia. Quello che dovrebbe rappresentare Adam è effettivamente
un'evoluzione possibile delle teorie e dei lavori, certamente di Alan Turing, e anche insomma degli sviluppi dell'informatica. No? Quindi questa è la caratteristica di questo libro, un bellissimo romanzo che mescola aspetti fantastici con aspetti assolutamente verosimili, e li mette insieme in una scrittura che è di una eleganza e di una ricchezza molto 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 ampia. Ecco, io veramente ve lo consiglio di leggerlo, questo libro. Non so quante pagine abbia, perché con gli ebook non riesco a saperlo, però credo che sia abbastanza ampio. Quindi Macchine come me, Ian McEwan, edizioni Einaudi. Leggetelo, ve lo consiglio.